I governi dovrebbero fare di più per il rispetto della dignità e della sicurezza dei migranti, garantendo l'accesso ai servizi essenziali. È il messaggio lanciato dal movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il 2015 ha portato cambiamenti enormi per le agenzie umanitarie. Le guerre, i mutamenti climatici e l'incertezza economica hanno creato rischi per milioni di persone. Qui a Ginevra la Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa cercano nuove vie per adattarsi alla nuova realtà. In primo piano la Siria e le migrazioni. Sullo sfondo il quadro giuridico che dovrebbe essere rafforzato per salvaguardare i rifugiati, lo dice il segretario generale della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Elaj Assi. Si dovrebbe poter migrare in modo sicuro e legale. Sappiamo quali sono i punti di transito e sappiamo quando i migranti vi giungono. Dovremmo dunque porre l'accento sulla protezione delle persone prima di enfatizzare la protezione delle frontiere. Francesco Rocca presiede la Croce Rossa Italiana. Non sono soddisfatto perché potremmo salvare molte più vite. Sapevamo fin dall'inizio che ci sarebbe stata una crisi nei Balcani. Noi come movimento avevamo allertato i governi già in primavera, così quello che è successo a partire dall'estate i governi avrebbero potuto evitarlo. Onestamente siamo davvero insoddisfatti. E adesso c'è da pensare all'inverno. Le agenzie umanitarie prevedono che, date le crisi in corso, il freddo non arresterà il flusso delle popolazioni.